Alberto, grazie di questo calice di benvenuto col vostro Barbera. Accomodati, facciamo una chiacchierata. Qui siamo nel cuore di Monferrato, tenuta Montemagno, e qui i vini bandiera del territorio sono essenzialmente tre: il Grignolino, la Barbera o il Barbera che dir si voglia, e il Rouquet, questo autoctono che non tutti conoscono. Brindisi. E adesso raccontaci un pochettino la tua storia, la storia di questo posto e queste colline meravigliose che noi vediamo in lontananza. Bene, allora siamo nel Monferrato, Astigiano, tenuta Montemagno, nasce qualche anno fa per l'idea di un imprenditore che ha creduto in questo territorio e ha voluto investire soprattutto in questo territorio. Ha trovato questa location spinto molto dal cuore, dalla passione per i vini e anche, diciamo, per così dire, dall'amicizia con l'enologo che collabora con noi, Gianfranco Cordero. E quindi è nata questa passione e ha ristrutturato questa bellissima struttura che oggi è diventata una struttura in funzione, oltre che alla produzione dei vini, in funzione anche di accoglienza per una clientela di qualità. Perché voi qui avete varie camere, avete una bella piscina, siamo circondati dalle vostre vigne, ma qui ci sono i congressi, ci sono degli incontri, ci racconti? Sì, la struttura è, appunto, viene utilizzata per diverse tipologie, insomma, di accoglienza, quello che può essere l'accoglienza classica per un turismo diciamo di qualità, che è legato un po' alla tradizione, all'enogastronomia, a cui piace passare in serenità qualche giorno in questi posti. E non solo, noi diamo la possibilità in questa struttura di utilizzarla per meeting aziendali, incontri di business, anche team building importanti oggigiorno per amalgamare un po' i gruppi di lavoro. Insomma, tutto quello che fa star bene la gente e si ritorna un po' in quella serenità che solo questo posto può donare. Qui tra l'altro siamo in una struttura del Cinquecento che ha una lunga storia sia come accoglienza sia come piacevolezza, perché qui si produceva ma si stava anche in campagna fra questi grandi vini. Sì, la struttura, la parte del corpo centrale risale al 1563. È una struttura che è stata recensita appunto per la prima volta in quegli anni, non si sa bene quando sia stata costruita, e nella quale hanno anche abitato alcuni marescialli napoleonici che hanno, diciamo, per così dire, ingrandito la struttura. E da lì insomma hanno anche censito un po' tutti quelli che sono i terreni adiacenti alla struttura, e in effetti alcuni documenti presenti nel comune qua di Montemagno e nella chiesa attestano che, diciamo, i vigneti che vedete oggigiorno c'erano anche allora, e quindi abbiamo seguito un po' le indicazioni dell'epoca napoleonica, quello di rimpiantare alcuni vitigni, appunto come il Rouquet, che è un vitigno molto antico ma riscoperto e riprodotto solo in qualità da pochi anni a questa parte. Ecco, Rouquet è il principe rosso del Monferrato, però voi fate 11 tipologie di vini, 90.000 bottiglie. Partiamo dal Grignolino, che voi fate e vinificate in una maniera un po' particolare. Sì, noi abbiamo pensato un po' anche quello che è il pensiero di chi viene da queste parti, di trovare qualche emozione nuova. Il territorio e la location ci danno, insomma, questa possibilità di far assaporare veramente un gusto particolare anche in quello che si vede. Abbiamo voluto dare un qualcosa in più facendo questo Grignolino non con i canoni classici, seguendo anche un po' quello che era l'indicazione del vecchio contadino proprietario del vigneto, che aveva previsto all'interno del vigneto un 10% di piante di fresa all'interno del Grignolino. Questo oggi prodotto in qualità da un vino che è leggermente più strutturato rispetto al Grignolino classico, che normalmente deve essere bevuto da un anno all'altro,
e quindi gli conferisce una struttura e una longevità maggiore rispetto a quello che è il classico grignolino. Molto profumato, un profumo molto intenso, è un colore che non è un classico chiaretto come normalmente lo è il grignolino, ma un rosso rubino. In effetti l'abbiamo chiamato Ruber proprio per quello. Fra grignolino e rouquet si inserisce naturalmente una grande barbera. E io ce l'ho nel bicchiere. Sì. Sì, questa è la nostra top di gamma, è il vino che ci sta dando tantissima soddisfazione, la nostra Barbera d'Asti Mysterium Superiore, una DOCG, e è l'unico vino che per noi fa legno. Proviene da una vigna di 70 anni, ha una produzione media per ettaro di 55 quintali, quindi molto bassa, molto selezionata. Qui tra l'altro i vigneti sono tutti molto ben esposti a sud, sud-ovest, quindi con una buona ventilazione, e quindi il prodotto non può altro che essere un prodotto che arriva già in cantina molto importante. Il legno che gli facciamo fare è un po', lo definiamo poco legno, nel senso che fa solo 12 mesi, sia di botte piccola, quindi barrique, sia di botte grande, tonneau, e botte da 2500 litri. Questo non fa altro che esaltare questo frutto già importante e gli conferisce un affinamento maggiore, quindi sentori maggiori che solo un vitigno di questo genere può sopportare. E adesso andiamo a fare un giro della tenuta e poi andiamo in cantina. Alberto, c'è un motto araldico che riassume un po' la vostra filosofia? Sì, allora il proprietario, quando diciamo, si è innamorato di questo posto, ha voluto proprio dare rivitalità a questo luogo, ed è questo un po' lo spirito che cerco di infondere sia al personale addetto al servizio della tenuta, sia appunto ai clienti e ai turisti che vengono nella zona, che devono andare via da questo posto rigenerati e contenti, soddisfatti di essere stati sì nel Monferrato, ma in un luogo dove hanno vissuto un'emozione. Il nostro motto aziendale è Vitis es Vitae, cioè la vite che dà la vita, cioè una pianta così longeva che proviene da un passato
veramente c'era già l'epoca dei Fenici, no? Quindi possiamo solo imparare da questa pianta che combatte sempre le intemperie, e per queste piante non c'è mai crisi. Quindi per noi si va avanti con questa filosofia, veramente. Grazie Alberto, dalla vite la vita, tenuta a Montemagno, Monferrato, Piemonte, Italia.